Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni. Infatti, il governo starebbe pensando a quota 102 da introdurre nella nuova manovra. Vediamo insieme di cosa si tratta in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ormai ci siamo, il governo è obbligato a trovare una nuova soluzione per il post quota 100, misura sperimentale che si concluderà alla fine dell'anno. A quanto pare nella maggioranza starebbe prendendo sempre più piede l'ipotesi di quota 102, ovvero 64 anni di età e 38 di contributi della durata di 2 anni, in modo da evitare il cosiddetto scalone di 5 anni che scatterebbe dal prossimo 1 gennaio con il ritorno della legge Fornero. In quota 102 sarebbe una sorta di anticamera che darebbe la possibilità al prossimo esecutivo di trovare un altro tipo di misura più strutturale e flessibile allo stesso tempo. Il costo di quota 102, anche come informa Sole 24 Ore, potrebbe essere basso, ovvero di 1,5-2 miliardi di euro. L'unico partito ad essere fermamente contro per ora quota 102 è la Lega, che sembrerebbe essere non soddisfatta da questa nuova misura, in quanto il Carroccio vorrebbe una proroga di quota 100. Inoltre quota 102 è stata bocciata anche da Elsa Fornero. Infatti abbiamo parlato nello scorso video di come l'ex ministro non sia d'accordo con questa nuova misura. Dunque non resta che vedere quali saranno le prossime decisioni del governo, anche se, come dicevamo a inizio video, quota 102 sembra prendere sempre più piede giorno dopo giorno. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.